figlia della Crazy Run, la Magnum Run, nella fattispecie la seconda edizione a Forte dei Marmi, è stata qualcosa di memorabile. Come al solito gli organizzatori non si smentiscono mai. Grande qualità, grande divertimento, cosa ve lo dico a fare? Però qual è la differenza tra la Crazy Run e la Magnum Run? La differenza è che possono partecipare le auto storiche fino al 1999 e non oltre. Quindi ragazzi, parliamo di Young Timer, quelle macchine che amo, che so che amate anche voi. E che poi c'è quella moda intorno agli anni 80-90, chi è senior come me se lo ricorda? E allora, con questa Magnum Run, noi ti raccontiamo quegli anni lì. Ebbene sì, perché siamo tutti mascherati a tema anni 80-90. Per esempio, io ero Zenigata, il mio amico Diff era Lupin, e in macchina con noi c'era anche Margot. E poi ci sono tutti gli altri team, ragazzi. C'erano i Daft Punk, c'erano delle persone totalmente fuori di testa, ma molto simpatiche. Una manifestazione bellissima. Ve la racconto a modo mio. Ma come funziona questa gara? I Magnum Runner partono il sabato mattina e si dirigono verso il primo punto di lancio, dove tireranno due dadi. La somma dei due dadi verrà riportata sul tabellone. Vince chi fa più punti. Ma attenzione alle caselle particolari e soprattutto a quelle degli imprevisti. Se cadi nella casella imprevisto, al successivo punto di lancio dovrai portare un oggetto particolare che ti viene richiesto. Quanto resisterete così? Non si parla, perché i Daft Punk non parlano. Buongiorno! Siamo qua a Vista Mare. Sei l'ispettore Gadget? Sei bravi. Anche Colombo aveva questo sopravvito qua. Cavati un occhio. Fatti del male, ti venga a salvare. Giusto. Sdraiati, buttati, affuga, prova a morire. E tu mi salvi. E vedi perché siamo qui. Siete magnifiche. Magnifiche. Che bella macchina. Grazie, lo so. Ti piace? Sì. Tu ce l'hai la Subaru. Faremo del nostro meglio per spingere. Ci vediamo poi dopo. Sì. Facciamo un test drive. Sì. Si parte. Ci siamo umiliati a sufficienza, vero? Vorrei parlare, ma non riesco molto bene. Senta l'arma. Ricreare un po' di smog, certo. Ma l'avete fatto apposta con le colonnine Tesla là dietro? Sì. Ciao Matteo. Matteo. Se vuoi mi puoi stufare. Sempre per la sicurezza di tutti, ragazzi, ricordiamoci di andare piano e ricordiamoci di parcheggiare bene. È meravigliosa, semplicemente ecco meravigliosa. Il mio team! È ora di salire in macchina! Questa è in assoluto la livrea più bella! Siamo fantastici, ragazzi! Inizia la vostra Magnum Run! Buongiorno miei carissimi vintage lovers e benvenuti alla seconda edizione della Magnum Bike Crazy Run, un evento che unisce la passione per le quattro ruote con il fascino vintage degli anni che hanno preceduto il nuovo millennio. Avrete 6 possibilità quest'oggi per totalizzare il maggior numero di punti possibili ed avanzare tra le caselle del tabellone. Il tabellone. I 6 lanci saranno disponibili fino a 6 ore e 55 minuti dal ricevimento di questa busta e potrete trovarli nelle seguenti località. Lancio 01, pontile del litorale versiliese, lungo 285 metri, largo 4 metri, con in testa un ovale di 700 metri quadrati e una parte verandata. Attenzione, il lancio non raggiungibile in auto. È di qua il pontile. So, questo pontile è fantastico. Vabbè, ci sono venuta col mio ex. Però è uno dei tramonti più rossi che ho visto. Hola. Cioè, ve lo consiglio. Bellissimo, stupendo. A chi non ha fortuna bisogna che la cerchi. E voi siete persone che purtroppo non ce l'hanno. Ci abbiamo da che la... Perché il primo lancio togli il dado minore. No, perché sul tabellone ci sono gli imprevisti. Tra cui... Allora, ti hai fatto 10. Fatto 10. Esatto. Il limite del dado minore. Esatto. E quindi. Okay. Cioè, abbiamo preso. Cioè, me l'hai descritta come una catastrofe. Secondo mio. Me è meglio l'imprevisto. A quanto pare siamo partiti malissimo, Diff. Dovremmo essere molto, molto fortunati per andare avanti in questa competizione. Eh sì, purtroppo sì. Ma non so. Il secondo lancio ha la cava di marmo bianco che prende il nome da una parete raffigurante 3 divinità ed una sottostante dedica in latino. È molto più criptico della Crazy, eh? Molto più criptico. Siamo qui vicino proprio, e lo vedete alle mie spalle, alla cava di estrazione del marmo. Infatti siamo proprio sopra Carrara, ci sono queste cave stupende, a parte il gran casino che fanno i mezzi
preposti appunto ad estrarre il marmo, queste lastre enormi di marmo. Pensate che questa cosa risale addirittura all'epoca romana e tuttora Carrara penso che sia famosa per lo più per il marmo. Dobbiamo andare in questa cava, ma che caldo fa, ragazzi! Ora stiamo aspettando le macchine. Questo vestito è double fast, perché da vera ladra qualcuno è arrivato, qualcuno no. Dobbiamo insomma ingegnarci in tutti i modi. Ah, Ale, molto bello. Ed è incredibile, sono seduto proprio sopra a una lastra di marmo. Infatti siamo in posti che trasudano storia, trasudano tradizione, con auto che trasudano le stesse cose. Quindi la Magnum mi piace un casino. Avanti, 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 continua, continua. La fortuna viene qui. Imprevisto, VHS, chiamo uno dei dischi a Pietrasanta. Ce n'è una VHS, come la vuoi? Piena, vuota, che film, quello che ti pare, basta che... E ce l'ha data? Certo, VHS consegnata. Io controllerei cosa c'è dentro a quel VHS. Ma andiamo dopo. Ho paura. Quanto sai, niente da consegnare. Lancia. Come cazzo è questa cosa? Vabbè, sto fuori. 5, 2, 7. Grande. Vai. Abbiamo recuperato la sfiga un po' che abbiamo avuto nel primo lancio, ma adesso siamo ben messi in classifica, secondo me. Andiamo verso il terzo lancio, che non so dove sia. Borgo Marinaro, situato sulla sponda destra del fiume Magra, a confine tra Toscana e Liguria. Non abbiamo beccato imprevisti neanche al secondo lancio. Voi ragazzi avete beccato imprevisti? Noi abbiamo beccato imprevisto, sì, prima al lancio 1. Una pallina, una biglia con un ciclista dentro portata, quindi a posto. Cioè, se arriva l'imprevisto non è stato portato a termine. Se l'imprevisto non è stato portato, se viene portato sbagliato, verranno poi detratti 5 punti dal tabellone. A fine gara, a fine dei due giorni, dalla direzione gara. La turbozza. Mo footwork. Mo footwork. Ah, non dicevo footwork. Footwork. Lavoro di piedi. Io ho capito football. Stiamo andando al nostro quarto checkpoint, questa è La Spezia, sicuramente piena di velox, infatti c'ho l'ansia. Bello qua, eh? Bellissimo, guarda che landscape che c'è, non è male. È spettacolare. Bello. Qui Porto Venere fa parte delle Cinque Terre, sicuramente ci sarei andato con la scuola a visitare perché è la meta più ambita e gettonata appunto delle scuole. Spiegano che ovviamente fa parte, diciamo, è stata insediata dai Romani, successivamente ai Bizantini, però a noi queste cose ci fregano o non ci fregano. Oggi siamo qua perché c'è la Magnum, ci stanno un sacco di macchine fighe e un panorama della Madonna. Sì, infatti godiamocelo un po', dai. Ormai abbiamo capito che io porto fortuna, quindi ci vado da sola questa volta a tirare i dadi. Minchia, mi uccido io qua su sti cosi. Vedi anche che bella l'architettura, anche tutte le case colorate. Infatti adesso è una meta molto ambita, soprattutto da turisti, perché cavolo, vengono qua e rimangono affascinati da sta cosa. Gli stranieri soprattutto. Consegnare il portachiavi a Ciucciotto. Quelle caramelle che te mangiavi da piccolo, no? Sì, ma portachiavi. In che senso? Devo attaccare una chiave a un Ciucciotto. È il mio primo giorno. Attacco una caramella a una chiave. Non lo so. In senso unico lasci il tuo copilota. Il pilota fa il giro in senso unico di tutto Porto Venere. Intanto uno va a lanciare i dadi, torna, rimonta in macchina e via verso il successivo punto di lancio. Senza tregua. Senza tregua. E meno male che avevate detto che era più blanda. Più blanda. Par di che. Ah!
livello olio motore al minimo, ho capito. Come andate, Elena? Non tanto bene, dovremmo trovare dei portachiavi. Abbiamo preso. Nel frattempo, siamo qui che tocca comprare un litro d'olio e un ciuccetto. Come dobbiamo, ci si sente? Dobbiamo fare un rabocco, dobbiamo comprare un ciuccio, cioè fate voi, cioè è brutta come colore. Olio motore, olio motore poziotto, andranno bene? Dai, prendiamogli questi e vaffanculo. Io intanto mi mangio tutti. Ti pare che Zenigata deve cambiare l'olio del BMW? Nel delirio della Magnum, Margot e Lupin sono riusciti a scappare. Per fortuna io ho rimediato un passaggio da Manuel. Se sbaglio bestemmia. Comunque, siamo arrivati al quinto lancio a Castelnuovo Magra. Ragazzi, ci siamo, penultimo checkpoint, siamo molto in ritardo, ma abbiamo anche trovato i ciuccetti. Non sono quelli giusti, ma ci proviamo lo stesso. Eccoli, imprevisto. Numero. Bam! 5, 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liberi. Qua sotto l'arco Mafra è finito il day one di questa Magnum Run devastante ma estremamente divertente. Ultimo badge, ultimo dado, ultimo chiamalo come vuoi, e ci siamo, andiamo. Jack 4 di Florio, sbaglia tutto. Non avevo chiamato. Quante rapine ci hanno fatto questa macchina? Lo so, è comunque targata Napoli, quindi non promette niente di buono. Hai fatto una risata tipo marchettino, giuro. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to. Ok, day uno finito. Nel giorno due. Le immagini che vedrete, ragazzi, sono solo per stomaci forti. Salgo a bordo della Clio 1008 di Alan Simoni. Sull'attenti anche stamattina. Sì, vai piano con me oggi. A Peppe, si è fermato per fare la curva. Non siamo una gabbia di matti, è solo un'impressione. Ciao, Kiko! Buongiorno! Buongiorno! Siamo carichi, eh? Carichi? Lei è carica? Questo che è carico. Vai, bussa! Giorno 2 con Alan, ci siamo ragazzi, il team fiatatissimo. Siamo partiti con la sveglia giusta, con i tuoni. E visto che oggi c'è da fare un tratto tortuoso, quale migliore occasione per farlo in una Clio? È un po' romantica la storia di questa Clietta, perché è proprio del 91, quindi è una delle prime serie non catalitica. L'ho presa da mio nonno, che voleva, non sapeva come venderla. E dopo, ho saputo dopo un anno, perché non lo vedo sempre, lo vedo raramente, ho saputo dopo un annetto che la voleva vendere per prendersi un'altra macchina. Ho detto: cos'è che vuoi fare? Dice: sì, non mi danno niente, non riesco a venderla. Dico: te, non ti preoccupare, dammela a me che ci penso io a trattarla bene. Sì. Poi ti dico, da quando l'avevo messa a posto sono passati tipo un paio d'anni, due o tre anni, e poi non trovavo mai l'occasione per muoverla, no? Per tirarla fuori. Finché non è nata sta Magnum, ho detto: cazzo, è perfetto, perfetto. Sai cosa? Sento molto bene quando inserisco l'anteriore, che proprio si appoggia bene sull'anteriore e ti fa chiudere la curva, sì. A casare, te lo dico. Poi con questo volantone a calice che ci hai messo è l'ideale, è perfetta. Sì, sì, tonalità blu. Ferro, tiri dietro che è un casino, Senti come sale! Senti, l'ingresso curva? Deve avere un pelo di sottosterzo oppure. No, per ora no, è molto preciso. E qua nei tornanti, sulle impegni di freno, senti, sei già in seconda, sì. Tu la butti dentro bene. Senti com'è? Senti come chiude? Senti che non perde niente. Un po' di freno sull'anteriore, così ha una bella impronta a terra. Senti che bello. Torna.
Nantone, senti come gira, e adesso arriviamo in un altro. Poi tre pedali, tu che ormai guidi tutte auto con il cambio automatico. Sì, forse avevo perso un po', però ti torna su tutta la scimmia. Sembra il Tugge, cioè come tracciato. Guarda che roba. Sì. Rettilinei, tornante a U, rettilineo, tornante a U. Perché lui è uno che sa andare fortissimo, ma c'ha una molta testa, molto intelligente, anche molto prudente. Sì, io mi tengo del margine solitamente, non mi piace rischiare più di tanto. Infatti che quando correvo difficilmente andavo allo sbattere o scivo, sì, facevo dei lunghi, perché comunque è a livello di performance era un po' penalizzante, perché c'è gente che va oltre il limite e a volte ti va bene, a volte ti va male. Quando ti va bene però fai il tempo, fai la pole. Infatti io non ero uno da pole, non sono mai stato uno da pole. Think about me one more time before you go. Ci siamo trovati qui, su questo posto molto figo, ma non so perché. Allora, siamo al primo lancio del secondo giorno di Magnum Run 2023. Adesso andiamo lì, faremo timbrare il QR code e lanciare medaglie, sperando di fare un ottimo risultato, perché ieri l'ultimo non è stato un granché, quindi oggi cerchiamo di recuperare. Malissimo, il primo lancio non è andata benissimo, abbiamo beccato anche un imprevisto. Consegnare una micro machine. Beh dai, quella la troviamo facilmente. Dici? A proposito di imprevisti, in questo secondo giorno di gara ce ne sono capitati davvero tanti, sia a noi che a tutti gli altri Magnum Runner. Fede, che è successo? Bene, stiamo controllando perché la macchina ha 2 secondi di ritardo sullo sterzo, quindi devo, come in barcavela, virare invece di fare le curve. La prima tappa molto bella, tra l'altro penso che ci progetterò un video lì, perché c'erano questi marmi fantastici, bianchi e neri, bello. L'arrivo è Monteserra, ma noi dobbiamo andare a trovare le micro machine. Peccato che è domenica. Perché siete aspettare fermi? Gli altri che cerca le morosine. Cercano l'imprevisto. Dove cavolo troviamo le micro machine adesso? E ti dirò di più, Peppe. Nell'imprevisto ha beccato il subbuteo. Ve lo ricordate il subbuteo? È andata meglio noi con le micro machine. C'è chi l'ha trovata a Lucca. Queste non sono micro machine, però proviamo. Oh, sono micro machine. Compratele adesso. No. Compratele, esci dalla macchina con queste. Ho dignità. Dai. Guarda chi è arrivato. Ciao. Dove la troverò mai una micro machine? Ma non le vendono più. Le micro machine, ragazzi. Era micro machine, era una marca in particolare. Sì, perché non hai comprato le ciabattine? Senti mascherato, dico. Metti la musica. Dunque, ricapitolando, prima tappa di questa mattina, le cave di marmo. Questo è il fiume Serchio e adesso ci dirigiamo verso l'ultima tappa della gara, Monteserra. No, dai! Sei! Vabbè. Scusa, dicevi? Quest'anno è stata lunghetta, devo dire, impegnativa. No, perché? Però siamo arrivati, questo è il secondo giorno, abbiamo fatto almeno 400 km da ieri, siamo andati su nelle cave di marmo di Carrara, abbiamo beccato polvere a non finire, sporco stradale, eccetera, ma io non ho alleato quest'anno, che ci farà tornare la nostra bellissima fetta come nuova. Ogni volta manca sempre quel prodotto, dice adesso come cazzo faccio a pulire l'auto? E invece c'è! Ho detto cazzo, è questo, è arrivato un Waterless di Maniac. Perfetto, divisione 1-5. Guarda quanto era sporca. Guarda quanto era sporca.
Amici, sapete qual è la cosa che mi piace di più della Magnum Run, ma anche della Crazy Run? È l'arrivo. Sì, perché quando arrivo ci siete voi, tutti, gli organizzatori dell'evento, i miei amici. Si sta insieme, si sta bene, si mangia. Ma soprattutto ci siete voi che seguite il canale e che siete venuti lì apposta per incontrarci. Beh, grazie, grazie davvero. È sempre emozionante. Ciò che fate riempie veramente il cuore. Ci siamo divertiti tantissimo e poi, che dire, con le auto storiche, le Young Timer, è tutto ancora più bello. Quindi, grazie, vi abbraccio dal cuore. Ciao!